Claudio Amendola, il permesso, 48 ore fuori. Ci racconti cosa ti ha spinto a portare sul grande schermo questo racconto, che però non è un libro, di Giancarlo De Cataldo? Questo non è un libro, non ha scritto un libro De Cataldo su questa storia, ma ha raccontato in questa sceneggiatura quattro storie vere della sua esperienza di giudice di sorveglianza a Civitavecchia. E Tu sei anche co-sceneggiatore, oltre che regista e co-protagonista. sì, ho partecipato alla sceneggiatura dopo averla letta, perché io mi sono innamorato leggendo la sceneggiatura e trovando questa storia a treccia che si interseca, molto interessante, e quattro personaggi affascinanti, belli da raccontare. Il tuo personaggio è un detenuto ovviamente che esce di prigione, però è anche un padre, no? Soprattutto, quindi il rapporto con tuo figlio è importante per capire, no? Tutta la dinamica, per capire il personaggio, tutti i sacrifici fino alla fine. Beh, è stato sicuramente un padre negativo, è stato un padre distratto, è stato un padre che ha fatto sì che il figlio comunque nascesse storto in qualche modo, e forse 17 anni di galera gli hanno fatto capire che c'è un'altra possibilità, e esce con l'intenzione di risolvere, e si trova costretto a scegliere tra immolarsi o, forse è l'unica strada che conosce. Sembra quasi che ciò che trovano fuori questi quattro detenuti che hanno questi 2 giorni di permesso sia peggio di quello che hanno vissuto dentro, quasi. Beh, insomma, è chiaro che per alcuni di loro, per due di loro, sì, e spesso forse è pure così, perché se vogliamo invece fare un discorso più serio sul mondo carcerario, quasi sempre chi esce dal carcere esce con un segno indelebile, e questa società non è pronta e non è generosa nel rapportarsi con questa realtà. Il reinserimento nella società, specialmente per un uomo adulto, anziano, grande, comunque, è quasi impossibile. Ma ripeto, volevo raccontare le storie fuori. Mi piaceva il fatto che non fosse un film sulla condizione carceraria, ma sul fuori, ma su quello che queste quattro persone devono fare, sono costretti alcuni a fare, altri scelgono di fare in questo 48 ore, che dà una scadenza, no? Che dà un timing al film e alla storia. Cioè, io non credo molto che bisognava raccontare la redenzione, che il carcere dovrebbe servire a questo, poche volte ci riesce. Però comunque raccontiamo un personaggio, il mio, che è stato sconfitto dal carcere, è stato piegato, comunque è uno che ha scelto di scontare la pena, di finirla, e si ritrova a dover uscire invece, appunto, a riaprire porte chiuse. Il personaggio che fa Luca è uno che esce per vendetta, è uno che esce consapevolissimo di quello che deve fare e anche della sua condizione. È un personaggio che non è sicuramente un redento, insomma, se fosse uscito in un'altra situazione avrebbe continuato a fare quello che faceva prima, insomma. Luca è nato con la penna, sapevo che solo Luca sarebbe riuscito a fare quel lavoro, non solo quello fisico, che è stato enorme, difficilissimo, però ti metti là, ti alleni, lo fai. Insomma, non tutti, però lo sapevo che lui l'avrebbe fatto, ma conosco il rigore di Luca, conosco la sua assoluta serietà da buon piemontese, da buon torinese, e infatti lui ha fatto un lavoro sulla storia di questo personaggio, sulla storia precedente di questo personaggio, che mi ha sorpreso. È venuto a casa e mi ha raccontato esattamente la vita di Donato.